misure. Nella valigia dei destini incrociati, il valigese è lo strumento di fondo di tutta la conduzione dell'opera. In questa notte senza luna parla il valigese soltanto la valigia, la 24 ore dell'SS. Perché? Perché lei deve raccontare l'inenarrabile. E a questo proposito, il fatto che sia solo quella valigia lì a parlare il valigese, mi sono segnato le parole di Alessandro che mi sono piaciute molto, perché dobbiamo capire cosa succede quando si mette il cuore dentro una valigia e si cammina per il mondo con una faccia fatta tutta di cuoio. Era la valigia quella dell'SS, è chiaro? Purtroppo cosa succede? Si è messo in un certo momento, e non solo allora, abbiamo detto che ce ne sono stati tanti di momenti nella storia, il cuore dentro la valigia e la faccia di cuoio è andata avanti. E questo succede ancora. Ora, a proposito della dimensione e della trasposizione teatrale, c'è da sottolineare una cosa. Nella edizione teatrale tutto segue una sua logica e una sua architettura, in base proprio a quella che è la tecnica teatrale. Invece l'altro, il testo realistico narrativo, sfonda la quarta parete. Perché? Perché attraverso la favola, il racconto, la trasmissione da un cuore ad un cuore, possiamo dire, si salta la quarta parete, c'è un rapporto diretto fra l'autore e il pubblico. Il quale autore è non solo, come ha detto anche Ambra nelle sue notazioni qui sul testo, molto importanti anche Teresa, è un autore che è anche protagonista. È qualcuno che sta dentro al testo, che non solo scrive il testo. Ecco che poi la realizzazione teatrale effettiva, e quello è un momento, e sarà per lui un momento importantissimo, perché quello proprio del passaggio dal sogno alla realtà. Ora, l'altro, avevamo detto che la valigia e le parole sono le due cose, diciamo, il centro proprio del discorso. Trovare le parole per ciò di cui non si può parlare, trovare il modo di trasmettere queste parole. Le parole, e questa è anche una riflessione sua che ho trovato poi nelle notazioni, uniscono, ma possono anche erigere muri intorno a ghetti di presunta diversità. Le parole sarebbero nate per unire, per comunicare, però le parole servono anche ad erigere dei muri di presunta diversità. Basta una parola per rendere un individuo diverso. E questa è un'altra cosa su cui noi dobbiamo riflettere. Il razzismo, l'antisemitismo si costruiscono sulle parole.
che sono pesanti e che portano, hanno portato e portano tuttora, basta capire il giornale di oggi o quello di ieri a proposito di certe questioni riguardanti il razzismo, poi quando l'antisemitismo si unisce anche all'antifemminismo, voi capite che possono venire fuori determinate aberrazioni. Quindi la complessità e l'attualità di questo lavoro è, penso, indubbiamente chiara. E è difficile, ecco, comunicarlo tutto. Io ho cercato di spiegarvi l'architettura del testo, ma dovete leggerlo. Vedete innanzitutto che si legge in un baleno. È scorrevole sia quello favolistico, narrativo, che quello teatrale. Proprio per quella serie di postille che stavamo dicendo, che potrà. Nel tentativo, a mio avviso, abbastanza riuscito, non poteva riuscire meglio, di rendere leggero il tema e da commedia, la questione dell'umorismo yiddish è particolarmente importante, e lo troviamo innanzitutto come riferimento in due pezzi che sono identici nell'una edizione e nell'altra, ed è quello del dialogo dei burattini. Sono appunto quei racconti yiddish antichissimi che penso che, così come sono congeniati, faranno molto ridere i bimbi che assisteranno allo spettacolo. E giustamente Alessandro ha pensato di usare l'umorismo yiddish per parlare del tema, perché soltanto con l'umorismo yiddish possiamo ridere sugli ebrei, nel senso che gli ebrei hanno tutto il diritto di ridere su se stessi e lo fanno. Pensate a Woody Allen, per esempio, hanno questa cosa. Noi che siamo in effetti gli eredi di quelli che hanno varato le leggi del 38, non possiamo assolutamente permetterci di fare dell'umorismo in questo senso. Quindi la sua trovata io la trovo buona in questa costruzione. Certo che è un testo molto costruito, ma molto ben costruito, diciamo. Poi c'è l'utilizzo della musica, che questa poi è un'altra delle passioni di Alessandro e delle sue competenze. Il brano di Mendelssohn, il violino, perché la scelta di certi autori. Il ricordo del fatto che nei campi di sterminio, cioè i campi di sterminio erano l'unico luogo dove gli ebrei potessero suonare della musica ariana, per il semplice fatto che non c'erano dei musicisti ariani in mezzo alle SS, quindi dovendosi accontentare degli ebrei gli permettevano di suonare la musica ariana. Quindi il violino. Questa è un'altra cosa che volevo sottolineare. Non ricordo se nel film Il pianista o un altro film, che sicuramente tu ricorderai, c'è un personaggio che dice: io ho studiato il violino perché gli ebrei possono studiare soltanto il violino, perché siccome devono scappare sempre, un violino è facile da trasportare, mentre un pianoforte o altre cose è molto più difficile. E qui c'è questo suono di violino che contrappunta tutti i vari momenti, il violino suonato da David e tutta questa musica che è come se pervadesse proprio, soprattutto
in questa notte senza luna, che personalmente a me ovviamente è piaciuta di più, perché è ovvio che un testo narrativo si legge magari più direttamente, mentre ovviamente la trasposizione è quella più logica, razionale, architettonica, ma va comunque benissimo, non si poteva fare di più. La questione del lieto fine, e ho finito, e trovare anche un lieto fine non è facile, un lieto fine per qualcosa, per qualche cosa del genere. L'escamotage di farlo finire a luglio del 43, perché voi sapete che poi nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 43, dopo la notte del Gran Consiglio, Mussolini viene costretto alle dimissioni, e quindi tutti pensavano che il regime fosse finito e che fosse un po' la fine di tutto. Si lascia quindi in La valigia dei destini incrociati questa idea che tutto sia finito. In realtà, ricordatevi che abbiamo detto, siamo a luglio del 43, nelle ultime frasi del testo, del primo testo, Alessandro dice: ma quel fischio di treno che si sente potrebbe essere il fischio del treno del 16 ottobre del 43. Tre mesi dopo, voi sapete che nel ghetto di Roma gli ebrei verranno rastrellati. Quindi è il lieto fine per i bambini, perché è giusto fargli avere l'idea che ci sia un lieto fine, ma è un'estrema consapevolezza per gli adulti che sanno che quello del luglio del 43 non è stata la fine, ma è stato addirittura poi l'inizio, dopo l'8 settembre, della parte peggiore e più drammatica della nostra storia. Il lieto fine, perché anche lì c'è il lieto fine, di In questa notte senza luna, è quello più importante. Perché? Perché è il lieto fine che si fonda sull'idea che c'è un posto dove ci può essere il bene. Era Nonantola che aveva accolto, aveva aperto le sue case a questi bambini. Il bene può esistere. E Nonantola diventa a questo punto la rappresentazione, questo è validissimo per commemorare questa giornata della memoria, di tutto quello che si sarebbe potuto fare, che se tutti quanti si fossero comportati come si sono comportati i cittadini di quel piccolo paese. Perché il bene esiste, l'umanità esiste. Prima si parlava proprio in questi termini. Quindi trovo particolarmente giusta questa idea di finire in questo modo. In fin dei conti, il bene esiste. E a questo proposito io ricordo una cosa che è stata fondamentale nella mia formazione, perché io appartengo alla generazione che è venuta subito dopo la guerra, e all'età di 12 anni ho letto il diario di Anna Frank, e l'ho letto nell'età in cui, che era la stessa dell'autrice, perché pure lei scriveva a 12-13 anni. E Anna Frank diceva: sento il rombo, sento approssimarsi il rombo che ucciderà noi pure, ma non posso fare a meno di credere nell'intima bontà dell'uomo. Questa cosa mi ha segnato per la vita, forse mi ha aiutato ad avere quel fondo di ottimismo con cui affronto la realtà, ma mi ha aiutato a credere negli esseri umani. Qualsiasi cosa accada, c'è quel qualcosa di buono che Alessandro si augura alla fine di In questa notte senza luna. Vorrei terminare scusandomi
per il tono colloquiale, per il modo in cui vi ho trasmesso la cosa, ma è chiaro che quando qualcosa interessa, i temi sono tanti, magari anche lo si pone in modo un po' confuso. Voglio terminare con le parole di Alessandro stesso, quando dice: l'orrore dell'Olocausto non è che è stato, ma che può ancora essere. E mi riallaccio al discorso che ho fatto prima, a proposito della prospettiva storica e di che cosa significa l'Olocausto. E allora le parole sono importanti. E abbiamo detto prima in che senso e in che termine. Avere le parole per poter trasmettere l'indicibile, per trasmettere valori positivi, per evitare appunto che le parole dividano invece di unire, che poi il loro ruolo fondamentale. Ascoltiamo un altro brano dal libro e poi concludiamo con Alessandro. Quindi gli attori, i lettori, per noi un passo dalla valigia dei destini incrociati. Forse la pappa è prosa. Mettetevi in linea, veloci, ora lascio tutto. Conosco il vostro gioco. Volete essere serviti per ultimi. Pensate di avere così bocconi migliori, non è vero? Forza, forza, il prossimo. Sull'attenti, via il berretto, sono bastonate. Bene, bene. Cosa offriamo oggi ai nostri lavoratori? Minestra il comandante. Dall'odore si direbbe buona. Non è che trattiamo troppo bene questi qua? Che c'è messo dentro? La ricetta di sempre, il comandante. Bucce di patate pelate con buona grazia dalle donne di cucina. Possibilmente usando le unghie invece dei coltelli, con cui potrebbero farsi male. Qualche pezzetto di carota, di quelle che il gelo ha fatte marcire, che sono più buone e nutrienti. Qualche baciata di piselli se ne avanzano, ma non troppi, che sarebbero eccessivamente saporiti. Fagioli, il comandante. Quelli delle scatolette che diamo pure ai nostri soldati che combattono al fronte. Sì, ha ragione, li trattiamo troppo bene. Poi, il comandante, uno e solo uno, un solo pezzo di carne che cucina tanto nel brodo che si è fortunati se resta tutto intero, se non si disfa prima. Poi neve, tanta neve e qualche sasso. Un pezzo di carne? E chi è il fortunato in mezzo a questi 100 che si ritroverà questa prelibatezza nella gamella? Uno fortunato, davvero, meglio di una lotteria. Bisognerebbe dare un premio a questo fortunato, non trova? Oh, e che premio? Da pensarci sopra. 10 frustate? Idea eccellente, eccellentissimo signore. Magari digiuno a sera, visto che si è tanto rimpinzato a pranzo. Idea ancor più sublime, vostra sublimità. Ci penserò su stanotte, un'idea troverò. Ma dove sono quelli che sono scesi dal treno poco fa? Quelli sono andati su per il camino. Per il camino? Fumo. Sono diventati fumo e cenere. L'ultima fine di questa catena di montaggio per la quale passeremo tutti, anche tu ed io. Ma perché? È la legge, è così scritta. È scritta da chi? Da chi? Il pezzo di carne è qui, l'ho trovato io. Fortunato, ora ti tocca il destino delle parole crociate. Quale? Quello degli incroci, le storie che si incrociano, si toccano, si sfiorano. La tua, la mia e la loro. Un pezzo del tuo nome, una lettera del mio. Le parole sono importanti. Vanno sempre scelte con cura. Il tuo destino è il mio e sarà quello dei tuoi figli se ne avrai, se la parola della tua vita sarà abbastanza lunga. Come binari dei feli che si incrociano, occorrono paralleli tutta la vita, in direzioni opposte. Caro mio, tra tutti i binari questo è quello morto. Oltre la sbarra di legno della fine della corsa c'è solo la nebbia e il fumo. Ad Alessandro chiediamo chi è David, visto che è rimasto questo interrogativo. Allora, David è il motivo per cui ho scritto Questa notte senza luna e poi La valigia dei destini incrociati, perché in realtà lo racconto anche nell'introduzione, quando Maurizio mi ha chiesto di scrivergli la commedia, l'impatto è stato brutale, perché da un grande uomo di teatro qual è Maurizio mi ha detto un pomeriggio mentre stavamo in ufficio,
scriveresti una commedia sull'Olocausto. Io l'ho guardato come se fossi un pazzo, perché la reazione immediata, istantanea è quella, perché una persona che ti chiede, non viene neanche spontaneo pensare la vita è bella, la commedia, l'Olocausto, sono due termini assolutamente antitetici, uno simbolo perfetto. Poi lui ha addolcito un po' la pillola dicendo no, pensavo una cosa tipo La vita è bella, Trendevi è un film secondo me molto riuscito nel trovare un tono da commedia per raccontare poi l'orrore. Però gli ho risposto sì, ci penso, ma sono sceso dall'ufficio pensando non lo farò mai e poi mai, perché non è proprio una cosa pensabile. Però un giorno, mentre andavo in treno, stavo andando a Roma, a un certo punto è venuto David, letteralmente, perché ha avuto questa immagine di questo bambino che tipicamente nella logica della propaganda ebraica, sporco, lercio, puzzolente, brutto, un bambino come quelli che sono partiti da PTV, per esempio, da Boulogne-Valmy, dai campi francesi, da soli, senza genitori, sui treni per andare proprio direttamente verso Auschwitz. Quindi l'idea del bambino denso dei pregiudizi che noi italiani avevamo nei confronti dei bambini ebrei, e l'idea è stata proviamo a immaginare una storia al contrario, mentre nella realtà purtroppo questi bambini che non avevano inferiore ai 16 anni e inferiore ad una certa altezza andavano direttamente nelle camere a gas, proviamo a immaginare invece di andare alle docce dei bambini che un bambino che arriva e viene lavato, entra dentro un bagno, lo puliscono, gli tolgono di dosso tutto quanto alla sporcizia, che è il nostro pregiudizio, e quello che viene fatto è un bambino, e si scopre che l'ebreo anche è un bambino ebreo è comunque in ogni caso un bambino. E quindi ho cominciato a immaginare la storia di questo bambino come poteva essere, ho cominciato a immaginarmelo con un grande cappotto di quelli invernali tipo polacco, con i grandi sacche, grandi tasche che dovevano contenere le patate da nascondere, da portare in giro. Ho cominciato ad immaginarlo grande amante del teatro, per cui ho immaginato a un certo punto che se ne andasse in giro nel ghetto cercando appunto di poter vedere le rappresentazioni teatrali, di poter vedere appunto gli spettacoli che ogni tanto c'erano anche all'interno del ghetto, perché nei ghetti, come nei campi di concentramento, i bambini giocavano, i bambini andavano al teatro, c'erano anche queste realtà distorte, massacrate, ma comunque c'erano, perché il bambino rimane bambino anche nei luoghi più abietti. E me lo sono proprio costruito come storia. Alla fine, del viaggio, quando sono arrivato a Roma, c'era già una storia, letteralmente, intorno a questo bambino. Una storia che non avrei potuto raccontare tutta intera ad un pubblico di bambini, perché sono storie troppo brutte. Per cui ho messo da parte molte cose che mi ero immaginato e ho preso nella storia soltanto la rossatura, l'idea del bagnetto fatto al bambino, che a teatro raccontava in un modo un po' particolare, perché a teatro c'era questa scena in cui il narratore apriva una valigia, tirava fuori una specie di piccolo catino d'acqua e raccontava di aver lavato il bambino, ma in realtà sulla scena si lavava gli occhi, che sono appunto l'immagine dei nostri pregiudizi. Poi un giorno, e questo bambino gli avevo dato il nome di Shmuel, il bambino con pigiama a righe. Poi un giorno, mentre vedevo dei documentari della Shoah Foundation, capito su Pagnetam, che è un documentario di Andrei Vaida, e in questo documentario trovo la storia di un ragazzo di Varsavia, ormai uomo cresciuto, adulto, un vecchio signore, che racconta esattamente tutte le cose che mi ero immaginato. Che vabbè, intanto che è un bambino che viene lavato e si scopre che sotto c'è un bambino, tutto sommato dice vabbè, è una storia abbastanza immaginabile, non si potrebbe immaginare chiunque, ma i dettagli della storia di Davide Frati erano proprio quelli che avevo immaginato io, a partire dal cappotto fino alla cosa che andava appunto cercando le rappresentazioni teatrali, per cui immediatamente ho cancellato il nome Shmuel dalla sceneggiatura e ci ho messo David, perché era un omaggio necessario ad una storia che pensavo di aver inventato io e che poi invece era esistita realmente, era accaduta realmente. Un incrocio dei destini, la legge dei destini incrociati. Alle volte la fantasia veramente riesce a superare l'immagine della realtà, alle volte la fantasia e la realtà vanno di pari passo. Purtroppo l'Olocausto, la Shoah, è stato un momento in cui la fantasia è rimasta proprio molto al di sotto della realtà. La realtà è andata al di là di ogni possibile immaginazione. E questo è sicuramente uno dei motivi per cui alla fine ho voluto portare a compimento la commedia, perché ho avuto tanti momenti di ripensamento mentre scrivevo, tanti momenti in cui
mi dicevo forse non è la cosa giusta da fare, forse non è il momento giusto, forse non è corretto scrivere una cosa di questo tipo. In realtà, dopo aver scoperto la storia di David, ho detto no, la storia deve essere scritta, deve essere completata, devo arrivare fino alla fine, e sono arrivato fino alla fine della stesura di ben due commedie diverse poi alla fine, perché è vero che prendono spunto da tutte e due dallo stesso evento storico, l'evento di Nonantola, però è anche vero appunto che mi sono perso, scusate. Però appunto dovevo assolutamente completare questa commedia, dovevo assolutamente arrivare alla conclusione del discorso. Dovevo, perché l'Olocausto sono 10 anni che la Shoah mi accompagna. Io ho cominciato a parlare di Shoah, a raccontare la Shoah con le scuole. Ho cominciato con la giornata della memoria che è stata istituita nel 2000. Io nel 2000 avevo cominciato a lavorare anche all'Ariston, al cinema Ariston, quindi c'erano le scuole che portavano le classi a vedere film sulla Shoah. Io avevo conosciuto la Shoah per 2 film essenzialmente, Schindler's List è il passaggio obbligato un po' per tutti, però io ho un precedente un po' precedente appunto, che è il dottor Korczak di Vaida, ancora Vaida ritorna nella mia vita come figura ritornante proprio. E il dottor Korczak è un film che mi aveva colpito moltissimo, soprattutto per il personaggio, che è questo dottore che incredibilmente nel ghetto di Varsavia, sì, poteva scappare in qualsiasi momento, era un pedagogo di fama internazionale, gli avevano costruito e prodotto documenti su documenti per potergli permettere le spalle, per potergli permettere di andare via, e lui che lavorava in un orfanotrofio e aveva i suoi bambini, non li ha voluti abbandonare neanche per un momento, e li ha accompagnati nel treno che si è imbarcato per Treblinka. E questo è stato il mio primo impatto con la Shoah, per cui la Shoah e i bambini è proprio l'inizio della mia storia nei confronti della Shoah. Ed è una storia che si basa su complessi di colpa poi alla fine, perché inizialmente quando ho cominciato a fare le prime mattinée al cinema pensavo che bastasse aver conosciuto il film e quindi bastava poter dire quello che il film diceva e come lo diceva per poter informare le platee delle cose che erano successe. Poi a un certo punto, dopo 2 o 3 anni che raccontavo quello che dicevano i film, ho cominciato a rendermi conto che i film si contraddicevano tra loro, perché i film romanzano, i film trasformano, i film modificano il ricordo, modificano la memoria e cambiano anche le cose storiche per esigenze spettacolari molto spesso. E quando ho cominciato a rendermi conto che c'erano queste contraddizioni interne, ho cominciato a sentire il bisogno di sapere e quindi ho cominciato a leggere. E nel 2003-2004, quando ancora ero convinto che si potesse raccontare semplicemente film, ero nell'ambito di quelle persone che sono convinte di sapere tutto dell'Olocausto, perché ce ne sono tante. Nella nostra realtà, gli stessi studenti che vengono al cinema, le stesse persone, gli stessi docenti alle volte che insegnano, sono convinti di sapere tutto dell'Olocausto, perché hanno visto i film, perché hanno letto poche pagine di libri di storia, perché hanno letto poche pagine di Se questo è un uomo di Primo Levi, e basta questo. Si è convinti veramente di sapere tutto sull'Olocausto. Io in questo momento sono 7 anni che leggo libri sulla Shoah, mi accompagnano tutti i giorni, che vedo film sulla Shoah e li odio tutti quanti dal primo all'ultimo, perché sono molto spesso sbagliati, molto spesso errati, molto spesso fatti male. E che in questo momento, se me lo chiedete, potrei improvvisarvi un discorso sulle omelie uscite a Milano dal Cardinal Schuster nel 1938, una dopo l'altra a braccio, perché ormai le conosco praticamente a menadito. In questo momento io mi sento di aver cominciato soltanto a grattare la superficie della Shoah. Ho cambiato radicalmente punto di vista. Io adesso mi sento più l'ultimo degli ignoranti sulla Shoah, il più grande degli ignoranti sulla Shoah. E per me scrivere La valigia dei destini incrociati è stato un momento di staffetta. Io sono consapevole che ormai la maggior parte dei testimoni diretti della tragedia sono morti, ne sono rimasti pochissimi. Sta a noi, giovani generazioni, non soltanto giovani in realtà, però insomma sono una generazione abbastanza giovane, prendere la staffetta e portare avanti il discorso, prendere la staffetta e continuare la testimonianza che loro ci hanno lasciato. È un obbligo morale di tutti i giovani, secondo me un obbligo morale ancora di più per gli italiani, perché gli italiani nel 38 hanno firmato il manifesto delle leggi razziali, che è citato testualmente
quando dice il momento, quando Roberto dice il momento che noi italiani ci si proclami francamente razzisti, non è una mia frase, è l'inizio del manifesto delle leggi razziali. Fa ridere pensarlo, ed è l'elemento comico che ho tirato fuori della commedia, perché è un momento comico anche, però è anche il momento attraverso il quale con delle parole abbiamo costruito dei muri per chiudere dei ghetti nei quali poter dire al diverso: tu sei diverso, io sono meglio di te. Quindi noi italiani abbiamo un obbligo ancora più grande rispetto a tutte le altre di continuare a portare questa testimonianza, e spero che la valigia dei destini incrociati porti questa testimonianza. Non so se spero veramente che vada in scena, perché ne ho un po' paura della sua andata in scena. Io sono un po' pasoliniano. Pasolini diceva: perché fare un film quando è bello sognarlo soltanto? Perché fare una messa in scena teatrale quando è bello arrivare semplicemente al libro? Spero da una parte che vada in scena, dall'altra ne ho paura della messa in scena. E chiaramente io ringrazio tutti quanti voi per essere stati qui questa sera, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a scrivere il libro, quindi Maurizio, che purtroppo non è potuto venire qui e che però è una parte preponderante all'interno di questo libro, ringrazio l'editore di Comporre che mi ha aiutato tantissimo e ha creduto nel libro, ringrazio i miei genitori che sono anche questa volta qui in fondo alla sala, che stanno seguendo quasi tutte le presentazioni del libro, non tutte. Ringrazio anche Alessia, che c'è un'Alessia qui che è venuta stasera, che non ha dato il nome al personaggio, ma è la mia nipotina. Io ho usato i miei nipoti come prova test, come cavie per le favole, per questa dimensione qui. E per me sono stati elementi importanti attraverso i quali veramente io spero di poter continuare a portare testimonianza, perché la testimonianza va continuata a portare in ogni momento della nostra vita. Io ho cominciato a studiare la Shoah, non credo che finirò mai, non posso finire mai. Io raccontavo uno dei momenti più toccanti della mia visita in un campo, è stata la visita al campo di Mauthausen, in cui sono capitato per caso sulla scalinata della morte. C'è la scalinata della morte a Mauthausen, che è una scalinata che io quando l'avevo letto avevo immaginato qualcosa di veramente gigantesco, di scalinate altissime eccetera eccetera. La scalinata della morte è incredibilmente una scalinata piccolissima, saranno 700 scalini piccoli. E quando l'ho vista ho detto: accidenti, questo è il nostro modo di vedere l'olocausto, con l'occhio fagocitato e deformato dal cinema. Ce lo immaginiamo alle volte l'olocausto come qualcosa di spaventosamente gigantesco, che vale per Auschwitz, perché Auschwitz è stata veramente gigantesca, ma non vale per tutto. Alle volte l'olocausto succedeva nei posti più piccoli, più miserrimi. Sobibor, il campo di sterminio nel quale hanno trovato morte quasi 1,5 milioni di ebrei, era in uno spazio che era una stazione dei treni, era piccolissimo. C'era la stazione, la gente arrivava, scendeva, pensava di essere arrivata in una stazione, invece andava direttamente alle camere a gas. Ed era microscopica. Quando si va a vedere visitare Sobibor si troviamo di fronte a uno spazio microscopico, letteralmente. E la scalata della morte era così. Io ho pensato: adesso la scendo, perché dovevo scenderla, perché ero in visita. Ho sceso questa scalinata e ho detto: piccolissima. Non riuscivo a credere che ci fosse morta tanta gente su quella scalinata. Poi ho cominciato a risalirla. Ho fatto una cinquantina di gradini. Ed era talmente ripida la scalinata che mi mancava il fiato. E io in questo momento, nello studio dell'olocausto, sono in questo punto. Ogni volta che leggo un libro, che vedo un film, che faccio una cosa, mi manca il fiato, ma non posso smettere, perché sto tornando indietro. Devo fare tutte le scale di salita per arrivare alla fine. E quindi non posso pensare di smettere in questo momento. E basta, spero che la testimonianza possa continuare. Grazie. Alessandro Izzi, io farei ancora un applauso. E concludiamo, per chiudere il cerchio, abbiamo Giornata della Memoria, il libro di Alessandro, i bambini protagonisti, e chiudiamo proprio dando la voce a questi bambini.
prima dell'ultimissimo, poi di un pezzo piccolissimo ancora dal libro, che sono veramente poche e poche battute, però le chiamerei Antonio Manco per dare voce ad alcuni, a due bambini di cui sicuramente non sappiamo il destino, ma possiamo immaginarlo. Una macchia di sporco dentro sudice mura e tutt'attorno il filo spinato. In 30.000 ci dormono lì. Sono stato bambino 3 anni fa. Allora sognavo altri mondi, ma ora non sono più un bambino. Ho visto gli incendi e troppo presto sono diventato grande. Ho conosciuto la paura, le parole di sangue, i giorni assassinati. Alla luce di una candela mi addormento. Forse per capire un giorno che io ero una ben piccola cosa, piccola come il coro dei 30.000, come la loro vita che dorme laggiù nei campi, che dorme e si sveglierà, aprirà gli occhi e per non vedere troppo si lascerà prendere dal sonno di nuovo. Pesanti ruote ci sfiorano la fronte e scavano un solco nella nostra memoria. 4 anni dentro una palude, in attesa che rompa un'acqua pura. Ma le acque dei fiumi scorrono in altri letti, sia che tu muoia o che tu viva. I bambini rubano il pane e chiedono soltanto di dormire, di tacere e ancora di dormire. Pesanti ruote ci sfiorano la fronte e scavano un solco nella nostra memoria. L'ultimo brano del libro dai 4 attori o aspiranti tali. E adesso? E adesso ci prepariamo all'arrivo del prossimo treno. E il bambino? David, domani stesso lo portiamo a Nonato, laddove troverà amici e protezione. Protezione? Perché? Il luce non c'è più. Non bastasse solo questo, Angelo. Adesso cominciano tempi confusi. Tutti noi avremo bisogno di protezione. E lui l'avrà? Sì, l'avrà, Angelo, ne sono certa. Lo porteremo noi, ci proteggeremo l'un l'altro. E chiameremo le cose con il loro nome? Sì, finalmente, col loro nome. Le parole sono importanti. Le parole sono importanti, come è importante la memoria. Continueremo quindi a leggere, a informarci, a meditare su quello che è stato, perché non accada più. Grazie, un applauso per voi.